Nella sala della biblioteca del seminario vescovile si è presentata oggi, 2 dicembre 2010, progetto Famiglia al Centro, sintesi dei risultati, ricerca, intervento su preadolescenti e adolescenti. Presente al seminario il sindaco avvocato Giuseppe Lovascio, l'assessore alle politiche sociali dottoressa Francesca Olippolis, la responsabile del piano di zona dottoressa Francesca Tarulli, la presidente della cooperativa sociale Itaca Alessandra De Filippis. Abbiamo il piacere di presentarvi l'assessore che si è appena insediato, la dottoressa Francesca Olippolis. Assessore, i punti da incentivare in questo progetto Famiglia al Centro. Allora, per quanto riguarda questo progetto Famiglia al Centro, innanzitutto la relazione tra gli adulti e i giovani e gli stessi giovani nelle stesse istituzioni, quindi quello che in realtà bisogna valutare è vedere innanzitutto la situazione dei giovani all'interno delle proprie famiglie, e quindi questo è un discorso da valutare e approfondire, perché molte volte dei disagi ci sono all'interno proprio delle famiglie, o gli stessi giovani nel momento in cui si relazionano con le istituzioni, nelle stesse scuole o nei stessi centri sportivi che possono frequentare, le relazioni anche tra giovani stessi, quindi magari si può avere la situazione di conoscere dei giovani più agiati e dei giovani più disagiati, far sì di poterli inserire per poter far sì che anche loro riescano poi a adeguarsi ad una situazione più conveniente. Insomma. Grazie Assessore. Ai nostri microfoni la dottoressa Francesca Tarulli, responsabile dell'ufficio piano. Dottoressa, per quanto riguarda i risultati di questa prima esperienza su questo progetto, ci vuole dire com'è andata? Allora, diciamo che è veramente la prima esperienza che stiamo realizzando sul territorio, una ricerca che mira a mettere in evidenza il rapporto dei giovani con la comunità locale e soprattutto il rapporto relazionale con gli adulti. L'abbiamo previsto nell'ambito del primo piano sociale di zona, probabilmente la prima ricerca a livello provinciale, e ci darà uno spaccato dei bisogni che i ragazzi di oggi chiedono al mondo degli adulti, e rientra in un progetto più ampio con servizi più dettagliati offerte alla famiglia, perché oltre a questa ricerca che caratterizza tutti gli interventi del piano sociale di Conversano, Monopoli e Polignano, ci sono anche interventi per l'assistenza domiciliare educativa per i ragazzi, un centro famiglia che sostiene le famiglie e un dei momenti di formazione per le famiglie affidatarie. Quindi è un evento importante per tutta la comunità. Siamo in compagnia della dottoressa Alessandra De Filippis. Noi, dottoressa, ci siamo già incontrati in passato, qualche mese fa, e abbiamo già presentato questo progetto di Famiglia al Centro. Lei cosa ha riscontrato nella nostra città? È positiva questa iniziativa? Allora, il progetto ha preso l'avvio a gennaio di quest'anno, quindi sono passati un po' di mesi e sono state portate avanti diverse azioni, dall'educativa domiciliare al centro per la famiglia, agli interventi nelle scuole. Il riscontro è positivo, nel senso che rispetto al passato si registra proprio un maggiore bisogno di servizi, in particolare di sostegno alla genitorialità e quindi counseling e mediazione familiare, per cui i nostri esperti stanno operando con un buon riscontro presso gli sportelli sia del comune di Conversano ma anche poi di Polignano e Monopoli, perché questo è un progetto del piano di zona che quindi riguarda tutto l'ambito. Per quanto riguarda il discorso delle famiglie in difficoltà, siamo a regime, nel senso che gli educatori stanno seguendo 12 famiglie e quindi i progetti educativi vengono monitorati dall'equipe mista pubblico-privato. Sindaco, siamo ai primi risultati di questo, i risultati di questo progetto Famiglia al Centro. Le sue impressioni? Dunque, intanto questo è un progetto per il quale devo ringraziare l'intero ambito territoriale, Conversano, Polignano e Monopoli, cui Conversano è capofila. Ci stiamo lavorando, il nostro ufficio ci sta lavorando, il nostro giovane assessore appena insediata ha preso subito possesso della situazione. Devo dire che questo intervento per i giovani, che si occupa di dialogo ma soprattutto si occupa di ricerca, è un intervento di straordinaria importanza. È uno dei tantissimi interventi che stiamo effettuando nel nostro ambito territoriale, siamo proprio orgogliosi del nostro lavoro, ma questa volta è un intervento dedicato ai ragazzi, dedicato ai giovani, alla loro relazione con gli adulti, con la nostra comunità. Devo dire che la soddisfazione sta particolare, sta proprio in questo, perché
tante volte ci si dedica agli anziani, ci si dedica ai disabili perché è giusto, perché c'è tanto bisogno, però ecco, proprio per questo, perché tante volte le risorse sono scarse, i giovani poi vengono messi all'ultimo posto. Ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti ad entrare in questo mondo perché è fondamentale per il nostro futuro, sono determinanti per quello che è il nostro futuro, e quindi adesso sentiamo anche quali sono i frutti di questo lavoro. Siamo oggi qui per ascoltare i progressi e le idee e il progetto in sé. Grazie.